Bene, se state vedendo questo video vuol dire che o c'è stato un problema nel mio piano editoriale oppure oggi si raddoppia. Esattamente come la volta scorsa, vado su YouTube, partiamo questa volta dal sesto video e cerchiamo di collezionare un po' di fallimenti. 006, sonda di riciclo. Sta cosa della gracchia, fantastica, ogni volta che andiamo dall'addestratore ci viene a trovare, tranne l'ultima volta, non è arrivata. Voice over, porca miseria, quanto mi piacerebbe fare dei bei voice over. Devo prendere un microfono, ma non so bene cosa prendere. Se avete un consiglio, un bel microfono per la voce da podcast, nei commenti. Primissimo fallimento, la base della lampada. Prima con il seghetto alternativo l'ho tagliata e poi mi sono studiato, e ci credevo, un jig per poterlo rettificare al banco sega. A momenti spacco la lama. L'idea era quella di tenerlo fermo con un perno e farlo girare in modo che la lama lo tagliasse, però ovviamente la lama sforzava, ho rischiato di farmi davvero male. Bravissimo, ok. Quando abbiamo verniciato la lampada ho schizzato tutti i pezzi delle sedie dietro e ho dovuto provvedere. Prima volta che io e Seba usavamo una rivettatrice, Seba si è schiacciato malamente un dito. Qua cercavo di migliorare un po' la situazione luci, ma niente da fare. Ho delle idee, devo avere il tempo di metterla in pratica. La scatola della lampada si è distrutta. Quando Seba è uscito da scuola era tutta aperta. Fallimento. Beh, ovviamente, visto che io avevo macchiato tutte le sedie di vernice, Seba ha deciso di dare una mano anche al bancone e al trapano. E qua direi che discreti fallimenti. 007, apro e prendo pacchi. Qua forse riesco a fallire poco. Non è male, la levigatrice. Non è male. Ma se riesco a farvela vedere. Lei, non è male? Assolutamente no. Se vi interessa una mia opinione, che ve ne parli un po', fatemelo sapere e lo facciamo. Quando ho fatto l'unboxing ero stanchissimo, avevo dormito pochissimo e quindi ero un po' fuso. Quando ho aperto il bulino, non mi ricordavo come si chiamava, sono dovuto andare su Amazon e vedere le cose che avevo comprato per... Non riuscivo, mi veniva bollino. Stare bene è importante. Cioè, sarò stato lì 5 minuti di orologio a fissare il vuoto, cercando di ricordarmi. Sta cosa dei video unboxing l'ho sempre un po' snobbata, però poi mi sono reso conto che mi piace tanto guardarli ed è alla fine anche divertente. Non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate dei video unboxing. Questione registratore a cassette, mi serve per un progetto legato al canale. Il fatto che non funzioni mi fa arrabbiare. Posso farlo anche se non funziona, però... Non lo so, forse ne cerco un altro, anche perché ho ancora un po' di tempo. Ogni tanto me la sogno sta cosa dei cerchi. Mi immagino a tagliare cerchi infiniti. Con il riscaldatore sono impazzito. Fortunatamente esiste un gruppo Facebook che non mi ricordo bene come si chiami, Felici Possessori di Riscaldatore Cinese, una roba del genere. Ve lo linko qua sotto, così se vi interessa lo trovate. Mi hanno aiutato loro e lì ho imparato un sacco di cose, perché davo per scontato
che un trasformatore 12 volt andasse più che bene, qualsiasi trasformatore, invece no, cioè il problema degli ampere, stesso problema che ho avuto con l'avandino, difatti ho usato per il riscaldatore quell'alimentatore che ha solo un ampere, quindi non partiva assolutamente perché non aveva abbastanza corrente, però ho imparato un sacco di cose, batteria, come collegarsi alla batteria del furgone, mi hanno aiutato un sacco. Se non conoscete la pagina e dovete mettere mano a un riscaldatore, è lì. È stato curioso smontare il registratore a cassetta, ho capito come funziona, un sacco di ingranaggi, pazzesco, pazzesco. Ogni volta che vedo queste cose mi chiedo quanto tempo ci hanno messo a studiare e a far funzionare una cosa così, che per me è scontata, cioè metti la cassetta, play e suona la musica. Ci sono cresciuto fin da piccolo. Da piccolo facevo già dei vlog, audio vlog, facevo dei podcast, mi chiudevo in camera e registravo, inventavo canzoni. Sarebbe troppo divertente recuperare una di quelle vecchie cassette, ma credo che tutto sia stato perduto. Bene, qua ho fatto poco e quindi ho fallito poco. 008, flusso canalizzatore. Ma che comodo è questo metro? Lui. Vi lascio il link in descrizione. Così provo anche il link di affiliazione Amazon. Vediamo se divento ricco. È comodissimo, veramente. Vi lascio anche un link per capire come funziona. Per mettere la fascetta, quella sulla marmitta, sono impazzito perché non passava il cacciavite. Io continuavo a stare giù, piegato, ok? E guardare, cercare, ho cercato cacciaviti piccoli, c'era un buco. Sulla scocca, da sopra, c'è il buco apposta per far passare il cacciavite. Ecco, sì, devo dire una pecca, ma non credo sia una pecca, credo sia proprio un discorso di tutte le macchine di quel tipo lì. L'aspirazione non è un granché, però forse ho un'idea per migliorarla, ci proviamo. La lampada, incominciamo con gli errori della lampada, ve la faccio vedere e poi vi spiego. Ah, è lassù, e già da qua penso che possiate capire che ha dei problemi. Non sono riuscito a fare tutti i fori precisi, devo trovare delle soluzioni pratiche per il pianetto del trapano a colonna. Tempo al tempo. E questo ha comportato che non venisse proprio tutto bello preciso come me lo immaginavo. E qua, mentre incollavo, proprio sentivo lo sconforto che saliva perché vedevo questo disallineamento che non mi piace. Ho posizionato la lampada qua in piedi sul bancone, ho incominciato a fare le riprese, poi ho detto beh dai, spengo anche le luci. Quando ho spento le luci mi sono messo a correre intorno al bancone per fare delle riprese, sono inciampato nel cavo della lampada, l'ho buttata per terra ed è esplosa. Ho dovuto reincollarla al volo, rimetterla, rifare le riprese. Sono goffo, sempre stato goffo. 009, dinamismo mortale. Incomincio a dimenticarmi le cose che ho fatto. È un bene? Ecco, questo è il motivo che mi ha spinto a fare la slitta col goniometro, fare quel lavoro lì. È scomodo perché non riesci a bloccarti il pezzo bene, non riesci ad avere una misura ripetuta precisa, devi fare tutto a occhio. Ma ce l'abbiamo, brutta, ma ce l'abbiamo. Ok, questa ve l'ho detta, ma me la e ve la ripeto, ok? Occhio ragazzi, avevo davvero lasciato le viti dentro il jig. Occhio. Bene, pensavo peggio. O sto migliorando o è la calma prima della tempesta. 0010, un sesto di dozzina di banchi. Beh, il mio monologo improvvisato sulla dozzina
forse il picco più alto, no? No, ok, no, vabbè. Ok, qua l'errore del posizionamento della lama, c'era un piccolo gradino, si vede, c'era un piccolo gradino, però sistematina veloce e sono ripartito alla grande. Non so se si capisce lì, ma ero seduto sul banco, ok, che parlavo, e poi ho fatto questa mossa di agilità, di saltare giù dal banco. Ho battuto le ginocchia perché di fronte avevo lo sgabello, quello su cui sono seduto ora. Ok, non so se qualcuno di voi è stato così attento, ma ho fatto vedere delle viti e poi ne ho usate delle altre. Questo perché ho posizionato tutti i pezzi, ho avvitato bene bene tutto. Quando ho fatto per togliere il pezzo, l'obiettivo che mi sono prefissato, non l'obiettivo che mi sono prefisso, improvviso tutto quello che dico, sbaglio un sacco di volte. Però questo mi dà proprio fastidio, l'ho lasciato lì apposta, così ogni volta che lo guardo, devi fare meglio. Ecco, un grosso fallimento è questa cosa del comunichiamo. Non stiamo comunicando, solo pochi di voi mi scrivono. Siete, scrivetemi, io vi voglio bene. Comunque, questa roba delle rondelle sembra scritta, sembra un telefilm, ma è successo davvero. Cioè, mi sono arrabbiato, non riuscivo a capire come mai non trovavo delle rondelle, ne avevo comprate in una scatola piccoline, non le trovavo. Incredibile, incredibile. Ok, non ho nessuna clip a testimonianza, purtroppo, perché ero un pochino nervoso. Quando sono tornato di fretta e furia con le rondelle, aprendo la porta del laboratorio, ho rovesciato la scatola. Ce n'è ancora qualcuna qua fuori, se passate vi servono rondelle. Ebbene ragazzi miei, io direi che di fallimenti ne abbiamo visti abbastanza e siamo soddisfatti. Quindi ci vediamo o la prossima volta che non riesco a pubblicare un vlog, o quel giorno magico in cui di video ne escono due.